Eccoci qua, sono sempre Follow the Black Sheep e stiamo unboxando il Kickstarter degli Iron Maiden da Baikamon Games. Abbiamo già unboxato la prima scatola nel primo video, quindi potete skippare all'indietro per vedere cosa conteneva la prima scatola, e andiamo con la seconda. Ringraziamo sempre Chaos Warrior 079 perché ci ha permesso di unboxare questo fantastico Kickstarter, e quindi nei prossimi mesi andremo a seguirlo sulla sua pagina per vedere come dipingerà queste fantastiche miniature. Allora, come dicevamo, sono box di scatole da poter utilizzare nei sistemi di gioco vari di Common Games, quindi all'interno troviamo le miniature, che anche in questa seconda scatola sono 6, e tutte le relative carte per poterle giocare nei vari giochi. Allora, vediamo chi c'è in questa scatola. Ah, ce n'è un altro dei miei preferiti, l'Asylum Eddie, il pazzo con la camicia di forza, la mummia, lo sciamano, il Bounty Hunter, il bassista, bellissima anche questa miniatura, adesso la andremo a vedere, e il Killer Eddie, che è sempre uno dei più emblematici anche lui. Allora, andiamo a vedere cosa c'è dentro, vediamo cosa nasconde questa scatola. Intanto, il regolamento per poter giocare le miniature in tutti i vari sistemi di gioco, con anche impreziosito dalle mie illustrazioni, che sono sempre fantastiche. Eccole qua, con tutte le copertine dell'album. Ah, poi qua c'è una mega scheda con l'illustrazione bellissima del pazzo. Guardate qua. Questa, se non erro, dovrebbe essere la scheda per Cthulhu, esatto, sì. Noi abbiamo Cthulhu, ma tendenzialmente penso che utilizzeremo queste miniature per giocarle con zombie style classico, a seconda versione. Al suo interno troviamo sempre le carte. Allora, partiamo da questo. Eccole qua. Sciamano, il bassista, cattivissimo. La mummia, il pacchetto Zombicide, eccolo qua. Le illustrazioni sono veramente inquietanti, bellissime. Poi penso che ci stiano alla perfezione nei giochi di Common Games questi personaggi. Eccolo qua. E ora andiamo a scoprire le miniature. Apprezzabili tutte le confezioni che tengono in sicurezza le miniature, così non se ne vanno in giro. Infatti hanno viaggiato alla perfezione senza avere nessun tipo di problema, è arrivato tutto perfetto. Allora, andiamo anche qua in ordine di scatola. Partiamo con l'asilo, bellissimo. Ci sono alcuni personaggi che veramente mi fanno impazzire, sono tra i miei preferiti. Questo è l'asilo, Asylum Medi, il pazzo con la camicia di forza, bellissima la camicia di forza tra l'altro. Se riusciamo a metterlo a fuoco, perché è un po' di difficoltà, facciamo così. Quali sono i riflessi? Ah, ok. Eccolo qua. Guardate che spettacolo. Ovviamente anche qua le basette sono tutte texturizzate, infatti troviamo la pavimentazione, diciamo, del manicomio. Bello, bello. Poi la mummia, anche questo pezzo bellissimo, perché con tutta l'ambientazione hanno fatto proprio un bel lavoro. C'è tutto il muro egizio, lui spacca il muro e passa attraverso il muro, cattivo anche lui come non mai, riemerge dalle tombe per venire a tormentare i nostri sogni. Molto bella, bella come miniatura. Questa è la basetta un po' più grossa, come vedete. Poi vediamo cosa c'è. Lo sciamano. Non posso dire che sono tutti i miei preferiti, però ogni pezzo ha delle caratteristiche che sono veramente pazzesche. Cioè, tutti i personaggi, tutti gli Eddie degli Iron sono tutti fantastici. Lui praticamente si è strappato il cuore dal petto e lo tiene in mano. Bellissimo. Anche in questo caso la basetta bellissima, texturizzata tra l'altro con teschi, pavimentazione, c'è un'ascia fatta con rudimentale, molto bello. Dopo lo sciamano abbiamo il Bounty Hunter, eccolo qua, un altro pezzo cyber, guardatelo, con tutti i pezzi meccanici addosso in stile Far West, col suo bellissimo cappottone e tutti i relativi dettagli, tra l'altro, molto bello, la fibbia, dei pezzi veramente belli. A terra si trova una pistola.
Bene, vediamo gli ultimi due. Anche questo è uno spettacolo, guardate un po'. Il bassista, mamma mia, che pezzo anche questo, bello, bello, bello. Con la cassa rivolta verso di lui che sta spaccando di brutto. I dettagli anche dei jeans, degli stivali. Spettacolare. Ed infine abbiamo il Killer Eddie, che anche lui l'avrete visto su mille magliette, proprio un altro dei classiconi degli Iron, con la sua mannaia da killer, la sua ascia. E a terra ci sono pezzi di cadaveri. C'è un braccio, ci sono delle bottiglie abbandonate qua e là, dei pezzi di ciottolato. Perfetto, bellissimi veramente. E questa era la seconda scatola del Kickstarter. Eccola qua. Quindi 6 miniature, carte per essere giocate tutte quante sui vari sistemi di gioco. Adesso rimane un'ultima terza scatola e la miniatura speciale. Quindi andiamo a scoprire l'ultimo pack. Venite con me nel prossimo video, skippate in avanti. A dopo.